Entriamo nel merito dei lavori. Questo video è un video artigianale fatto da Gabriella Di Tanno con la collaborazione dei nostri collaboratori di Fericulture. Però fa capire come intendiamo la cultura. La cultura non è uno specchio, non è una vetrina, la cultura è qualcosa di vivo che serve alla vita di tutti i giorni. Presenterò delle immagini che accompagneranno, come sfogliando un libro, il mio percorso. Ma funziona? Il PIL non è tutto, lo dice anche il Presidente della Repubblica Mattarella nella sua prefazione, le idee sono il più importante bene economico. Questo non è un assioma, si dice tante volte, ma deve diventare questa concezione politiche, azioni precise. Quello che diciamo è che la crisi economica è economica negli effetti, ma culturale nella causa. Degrado, crisi economica, democrazia disabitata, violazioni, le migrazioni, i fenomeni a quali stiamo assistendo hanno una causa profonda, culturale. Quindi la medicina per risolvere questa malattia è culturale. Guardiamo il tema della legalità, che è un tema grande. Sappiamo che, guardate quel dato, 60 miliardi di euro tangenti equivale al 4% del prodotto interno lordo. Questo lo dice la Corte dei Conti. La frase di Brecht, questo è il punto: quando i delitti si moltiplicano diventano invisibili, quando le sofferenze diventano insopportabili non si odono più le grida. Il rischio è questo, che nei comportamenti, anche quelli piccoli, quotidiani, che sono legati al degrado delle nostre città, quando la sporchiamo, quando non amiamo i nostri tesori del passato, lì c'è una profonda radice culturale. La democrazia disabitata, vedete, la democrazia ha bisogno di linfa vitale. A noi preoccupa fortemente il dato, per esempio, delle ultime elezioni amministrative, che ha visto una maggioranza silenziosa, oltre il 50% degli italiani che non è andata a votare, che sono stati la maggioranza. Quindi abbiamo un problema di partecipazione alla vita collettiva che è un problema di natura culturale. E il difficile contesto internazionale? Beh, abbiamo assistito al referendum della Grecia, ai fenomeni della migrazione, l'Ungheria adesso sta alzando il nuovo muro, no? Come se quello fosse la soluzione, la furia iconoclasta, bene, l'attacco alla scuola. Questi hanno delle radici nella visione della società, nella concezione di qual è il bene dell'uomo, per i quali bisogna veramente attuare una vera e propria resistenza culturale. Vedete, in questa crisi economica e di civiltà non si tratta di alzare i muri, interrogativo di molti paesi d'Europa, sì, certo, comunque muri di pietra o muri attraverso le leggi, attraverso il blocco dei flussi migratori. Il punto è che la necessità del confine, anche nel Medioevo abbiamo costruito i borghi protetti, abbiamo costruito i muri antichi, la necessità del confine va unita con il transito e il movimento. Tutte le civiltà, e noi in Italia abbiamo un esempio straordinario, ma anche quella greca, non sono stato altro che la risultante di una serie di fattori che hanno contribuito allo sviluppo. Questo è accaduto nel teatro, nelle arti visive, addirittura nell'architettura. D'altronde, vedete, andate in giro per il mondo, trovate a San Pietroburgo le opere italiane, trovate lo stile italiano o inglese o austriaco a Budapest. Questo è il progresso che i muri non porteranno mai con sé. Quindi, allora, la cura è la cultura. Abbiamo scelto l'immagine del libro Il Don Chisciotte con una penna, avete visto, perché noi consideriamo veramente uno straordinario strumento per risolvere queste avversità. La frase di Majakowski è quello che noi pensiamo. L'arte non è uno specchio per riflettere il mondo e noi stessi. Noi spesso italiani diciamo che abbiamo il più grande patrimonio, eccetera, come una litania, ma deve essere un martello per forgiarlo. Cosa vuol dire? Che dobbiamo ritornare a un'idea di formazione, di educazione, di produzione artistica. Perché? Perché serve a migliorare la nostra vita. Punto. Questo è sufficiente come motivazione. E allora, il presente e il futuro
dipendono da noi. Noi in questa assemblea non faremo litanie, nessuno si vuole piangere addosso. I problemi li conosciamo e bisogna approfondirli senza paura, perché altrimenti non li superi. Ma dobbiamo sapere che c'è un'Italia inefficiente e c'è una inefficiente. Guardate qui, queste sono storie di tutti i giorni, sono scandali che abbiamo davanti. Con alcune eccezioni, vedo qui Carlo, il Teatro dell'Opera. Il Teatro dell'Opera dimostra invece che non è ineluttabile che tutte le fondazioni liriche siano inefficienti. Che una buona programmazione, una buona gestione, anche un buon input dell'ente proprietario può consentire di raggiungere risultati assolutamente inediti. E c'è un'Italia che funziona. Esiste una rete di buone gestioni che sono frutto di programmazione di qualità, di un management all'altezza, della dedizione dei lavoratori, di competenze artistiche e manageriali che sono sotto gli occhi di tutti. Queste tutte realtà noi associate, ma la lista è lunga. Fare impresa culturale è possibile. E fare economia nella cultura vuol dire non perdere l'anima, non dobbiamo avere paura che i soldi siano contrari alla socialità. E c'è un'Italia che ha voglia di cambiare. Guardate, qui sono tutti esempi che stanno nel rapporto annuale, piccoli esempi che dimostrano quante cose si possono fare. Prendiamole come indicazione di marcia. A Gangi, paese, uno dei tanti paesi abbandonati, dove le case vengono lasciate a se stesse, hanno messo in vendita appartamenti a un euro, c'è stata la corsa a riacquistarli con l'input, con l'indicazione che entro 3 anni dovevano ristrutturarli, impegnarsi a viverli, ad abitarli. Guardate, quello è Catania, non so se c'è qui l'assessore di Catania, quelli sono dei silos sul porto di Catania, orrendi, alti 40-50 metri, li ho visti io una settimana fa, gli ho detto mandatemi le diapositive. Cosa ha fatto Catania? Ho chiamato artisti di tutto il mondo che con delle gru alte 30 metri hanno dipinto quei silos. Andate a vedere come quel panorama orrendo, desolante, è diventato luogo di creatività, di nuova bellezza. L'Italia può fare questo. Pensate se le Accademie delle Belle Arti tornassero ad essere, qui c'è la direttrice che saluto, dell'Accademia di Roma, tornassero ad essere dei centri vivi per le città per le quali sono nate e che le ospitano. Favara, il piccolo borgo antico Ligabue, qui sono, guardate la quarta, sono dei privati che hanno acquistato un teatro di legno del Settecento che stava per morire, l'hanno ristrutturato e adesso sta rivivendo in modo straordinario. Non voglio approfondire questi esempi, ma li potete trovare nel rapporto annuale. Allora, la proposta, per esempio, qui signor Ministro, affidiamo ai giovani la gestione dei siti culturali minori. Qui vedete il Monastero dei Benedettini di Catania, in cui un'associazione di giovani privata, si chiama Le Officine Culturali, hanno preso in mano, perché qualcuno gliel'ha data, gli ha dato fiducia, ha posto delle condizioni, dei limiti, degli obiettivi, l'hanno presa in mano. Andatela a vedere, è un'esperienza fantastica che ha fatto uscire dall'oblio e dal degrado una struttura destinata alla morte. Allora, facilitiamo, facciamo una legge ad hoc, liberalizziamo le procedure. Il Palespo, cioè qui il direttore generale Mario De Simoni. Beh, il Palespo, questi sono i dati. Il Palespo ha avuto attenzione dall'Agenzia di controllo della qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, quindi un soggetto, un'authority esterna, ha detto che è al primo posto nell'aggradimento dei cittadini romani rispetto a tutti i servizi pubblici. Questi sono i dati di autofinanziamento, 54%, più dei musei francesi, più del Louvre. È un'azienda che è stata commissariata, quindi bisogna favorire la produzione, di incentivare. Talvolta accade che le aziende che funzionano devono fare i conti con lacci, lacciuoli, disinvestimenti pubblici. Questa logica va assolutamente invertita. Vanno superati i problemi della gestione. Qui c'è il direttore generale della Triennale di Milano. Ma vi pare che la Triennale di Milano ha dovuto fare una causa alle autorità pubbliche per ottenere dal giudice
la sentenza che dice la triennale non è equiparata a un ente pubblico, perché cari amici dovete sapere, Federculture sono anni che lo denuncia, che le aziende di diritto privato, fondazioni, il piccolo teatro di Milano eccetera eccetera, sono equiparate agli enti pubblici, eppure hanno i privati dentro che vogliono investire. Vedo qui tanti imprenditori, ma come fanno ad investire se queste aziende non sono riconosciute come tali? Quindi che non possono programmare, non possono spendere per fare le mostre, non possono spendere nel riscaldamento perché hanno i limiti di spesa che riguardano i comuni, nella spending review, eccetera, eccetera. Quindi noi chiediamo, signor Ministro, un'eccezione culturale, facciamo una benedetta legge, perché è chiaro che quella norma non è stata pensata per queste aziende, no, sono state messe nel mucchio, nessuno si è messo lì a guardare l'esito, ma questa norma è devastante. Facciamo una legge che dice che per certi settori come i nostri c'è un'eccezione, se è stato fatto in altri casi non vedo perché non si debba fare in questo caso. Il problema delle partecipate dello Stato, anche questo, sono stati fatti dei grandi passi in avanti. Le gestioni autonome partecipate dallo Stato stanno dimostrando di funzionare. Il Museo Egizio prima era un ufficio dello Stato, adesso è una fondazione di diritto privato. Aquileia, Villa Manin, e il MAGA di Gallarate, partecipato anche da Comune, Regione e Stato. Vedete, questa logica di compartecipazione tra gli enti pubblici, aperta ai privati, può dare risultati pazzeschi, ma applichiamolo il più possibile, con coraggio, diamo gli obiettivi, poi se i risultati vanno male cambiamo gli amministratori. Logica premiante. La ricetta è dentro il libro, viene indicata da molti di noi. Dobbiamo introdurre competenze, qualità, progettualità, una maggiore responsabilizzazione dei risultati. Chi sbaglia deve pagare, deve andare via. Noi chiediamo poche ma rigorose regole. Poche, semplifichiamo, dei forti indirizzi pubblici, ma per il resto lasciateci lavorare, incentiviamo tutto quello che può creare l'autofinanziamento, perché siamo consapevoli che i soldi pubblici sono sempre di meno. E allora noi abbiamo fatto una proposta, che qui lanciamo anche al Ministro, gli standard di qualità. Ma vi pare possibile che in questo benedetto paese chi va, il cittadino tedesco o la mamma che vuole portare un proprio bambino in un museo statale o un altro museo, non sa se in quel museo c'è il servizio di babysitting, non sa se c'è il ristorante, se c'è il bar, se può prendere una bottiglia d'acqua? È impossibile saperlo, ma vi pare normale? E allora creiamo degli standard di qualità che misurino i processi di miglioramento o di peggioramento delle performance e siano anche la porta di accesso al mercato, al cittadino che deve sapere una cosa se funziona o non funziona, anche con criteri di valutazione. Questo credo che sia una cosa importante, che ridurrebbe gli sprechi e avvicinerebbe i cittadini. Attenzione, così come accade in tutto il mondo. Se voi andate nei grandi musei del mondo vedete un bel bollino che vi dice, in quel bollino blu, come quello delle spiagge, quello che c'è, quello che non c'è e la qualità. Quindi creiamo uno standard. Chi sta dentro quello standard avrà anche quindi un beneficio maggiore rispetto alla comunicazione, una sorta di marchio. L'Italia è il paese della cultura diffusa, non è ancora arrivato il presidente Fassino dell'ANCI, ma sappiamo benissimo, ecco, questa è una quantità enorme di biblioteche, musei che abbiamo in tutto il mondo. Io ritengo che l'accordo che ha fatto questo il Ministro con l'ANCI sia fondamentale. Guardate, non diamolo per scontato, che per anni è successo che ognuno andava per proprio conto, ma invece quell'accordo, cioè dire la visione territoriale della cultura, perché è rivolta ai cittadini, perché è rivolta al turismo, all'economia anche, è fondamentale. Che sia un museo di proprietà statale o comunale, il cittadino neanche lo sa. Neanche lo sai, non se lo pone come problema. Quello di cui si pone il problema è se funziona, se è bello, se c'è la didattica, se è ben illuminato. Questo è il punto. E allora, che ci sia una politica di convergenza, questo è assolutamente fondamentale per programmare e gestire unitariamente. I siti UNESCO, qui c'è San Gimignano. Ecco. C'è il sindaco di San Gimignano in sala, non lo vedo ma credo che sia qui. Il sindaco di San Gimignano, eccolo laggiù, ciao. È il presidente dell'Associazione dei 51 Siti UNESCO d'Italia. Tra l'altro associato anche lui a Federculture.
Beh, insomma, ma vi pare possibile, signor Maestro, Ministro, che un sindaco di San Gimignano, che è comunque un comune di poche migliaia di abitanti, non so quante siano, 3-4 mila, che però deve gestire centinaia di migliaia di visitatori, accogliere i torpedoni, organizzare la pulizia delle strade, la sicurezza, ti pare che lo può gestire con le norme ordinarie di un comune? Quindi con la spending review, con la burocrazia, con i limiti. Se, noi abbiamo con l'associazione UNESCO sottoscritto un protocollo d'intesa proprio per la progettazione integrata di area vasta. Perché i siti UNESCO, pensate alla Sicilia, sono uno vicino all'altro, ma ognuno si fa concorrenza con l'altro, nessuno si prende carico di dire come portiamo l'autobus da una parte all'altra. Quindi serve una programmazione complessiva, ma dobbiamo dare gli strumenti a questi siti perché, perché sono un vero bollino blu, patrimonio dell'umanità, perché siano in condizioni poi di assolvere al proprio compito di buona gestione, di un'offerta e di una qualità del servizio adeguata. Allora noi facciamo una proposta. Gli investimenti culturali siano fuori dal patto di stabilità, almeno di questi comuni. Ma perché no? Parliamo di 50 siti. Fuori dal patto di stabilità. Bisogna rifinanziare la legge del 2006, ormai sono 10 anni, che sono misure speciali per questi comuni, e poi prevedere delle normative ad hoc. La creazione di sistemi integrati è un altro grande tema del nostro Paese, perché noi non ci dobbiamo misurare con Louvre o solo con Louvre. Il nostro è un museo diffuso, no? Si dice sempre. Ma sapete che noi abbiamo un centinaio di sistemi a reti? Siena, il Consorzio dei Castelli Romani, eccetera, eccetera, eccetera. E sapete che la competenza era delle province. E sapete che alle province è stata tolta la cultura dalle norme fondamentali, dalle deleghe fondamentali. E quindi, questo nella legge 56 del 2013. Quindi, e le province peraltro diventano aree metropolitane già dal 2015 in realtà. Noi proponiamo di fare un tavolo di lavoro con MIBACT, regioni, province, comuni, certo, per garantire che non ci sia poi il vuoto, perché fra poco questi circuiti spariranno, perché gli manca l'ente di riferimento che lo sostenga, che ne faccia la programmazione, che lo finanzi. E quindi perdiamo un elemento fondamentale della nostra qualità dell'offerta. Il Sud. Niente. Eccolo qui. Matera. Matera, capitale europea della cultura, ha cresciuto del 55% i visitatori negli ultimi 3 anni in virtù della candidatura. Ma non tanto della candidatura in quanto tale, cioè del bollino, ma del lavoro di progettazione che era connesso. Allora, adesso abbiamo le capitali italiane della cultura, che è una cosa importante. Tra l'altro aveva proposto qui il senatore Andrea, che saluto, a suo tempo quando era in Parlamento, che è stata fatta proprio dal governo. È un'opportunità importante per affermare la cultura della progettazione integrata alla base dell'organizzazione del servizio. Il turismo. Come non parlare del turismo, che è una ricchezza importante? Vedete, i dati, e questi sono acclarati, che in Italia i viaggiatori stranieri sono aumentati del 2,2%. Quindi il segno positivo, purtroppo di meno rispetto alla crescita del turismo in Europa, come vedete la metà, del 4,5%, è quello del mondo. Cioè, vedete, se andate a Firenze, a Roma, le nostre città, tanti orientali in più, che prima non c'erano, tanti sudamericani in più, che prima non c'erano. Quindi è aumentata la massa di gente che viaggia. Noi abbiamo intercettato una parte, ma dobbiamo ancora fare di più. Il Ministro sta facendo molto, sta attuando la riforma dell'ente, ha nominato da poco il nuovo presidente, Cristillin. Ricordo solamente questo, che il turismo culturale è più di un terzo, il 36%. Nel Sud, per esempio, che ha il 25% del patrimonio culturale, attrae solo l'8,3%. Cosa vuol dire? Vuol dire che non basta avere Taormina, Pompei, Museo di Reggio Calabria per attrarre i turisti, ci vuole ben altro.
ci vuole capacità di comunicazione, vedremo dopo, bisogna portarci gli aeroporti, le infrastrutture, politiche, 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 ma soprattutto politiche integrate. Il turismo, una politica unitaria, è indispensabile. Sappiamo tutti che la legislazione, il compito di legislazione primaria non ce l'ha il ministro Franceschini, ce l'hanno le regioni. Quindi bisogna rimettere mano a questo punto. Nuovi assetti dell'ENIT danno speranza. Noi nel nostro piccolo abbiamo siglato da poco un accordo con Federturismo, Confindustria, per una serie di iniziative. Tra le altre, una novità, poi lo presenteremo ad hoc, ViaggiArt è un contratto di rete con Federturismo, l'apriremo alle Poste Italiane, per un sistema italiano di informazione e acquisto dei servizi turistici, una cosa molto concreta. Quindi, il coraggio delle scelte, investire in cultura. La cultura è apertura, c'è questa frase di Einstein, ecco, che non si vede, io pensavo, eccola qui, che è straordinaria. Non possiamo pretendere che le cose cambino, un fisico dice questo, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi, pensate che visione, è la più grande benedizione per le persone e le nazioni. Perché? Perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. Molto bello questo. E è nella crisi che sorge l'inventiva. Certo, certo, la cultura spesso nasce dalla necessità di risolvere un problema. Le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Ecco, questo ci metterei una firma a questa dichiarazione. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. È quella molla che ti porta in avanti. E allora l'intervento pubblico per questo è fondamentale. Il ministro è riuscito a non far calare l'intervento del Ministero. Diciamo, questo va dato atto, dopo un calo degli ultimi anni molto forte. È rimasto stabile, già molto. Però è ancora poco rispetto anche all'investimento di altri paesi. I comuni, ecco, la spesa in cultura sappiamo è di 1.500 milioni da parte dello Stato. C'è un incremento dei visitatori, cogliamo gli elementi positivi, di quasi il 20%, frutto di politiche precise. I comuni hanno una spesa cultura di 2.000 milioni, quindi investono in termini assoluti più dello Stato e hanno incrementato i visitatori del 36%. Ma sapete perché? Senza dare meriti o benemeriti, perché i sistemi territoriali sono più elastici, perché un comune con maggiore facilità riesce a agire sulla programmazione e sulle scelte. Le politiche territoriali sono fondamentali quindi per lo sviluppo. Torno sui comuni perché questo è un elemento, fa un po' le bizze, ecco, un elemento fondamentale. Nel 2014 i comuni hanno speso in cultura il 2,7% del loro bilancio, che è tanto, tanto, ma era molto di più nel 2008. La spesa annua per ogni cittadino, e questa tendenza va fermata, fermiamoci qui, è scesa da 41 euro nel 2008 a 32 euro nel 2013, cioè abbiamo speso il 30% in meno per ogni cittadino, basta, non scendiamo oltre, proviamo a risalire, perché se si fermano i comuni, lo vediamo nelle grandi città, nelle piccole città, l'esito sarebbe devastante. Ma non è solo una questione di risorse, sappiamo che sono poche, bisogna anche un po' rimboccarsi le maniche, io ci sto con le maniche rimboccate. Serve qualità progettuale. E allora il fondo di 5,6 milioni di euro messi a disposizione dal piano di azione e coesione destinati a iniziative territoriali su progetti integrati è una grandissima opportunità, perché è un fondo messo a disposizione dei comuni che non hanno manco i 20.000 euro per farsi il progetto che disegni cosa fare. Ecco, noi ci siamo insieme all'ANCI Federculture, ci stiamo lavorando tantissimo, IFEL, abbiamo avviato dei cantieri di progettazione, stiamo realizzando in ogni regione, l'abbiamo già presentato in Veneto, lo stiamo facendo, sta partendo nel Lazio, l'Atlante regionale della cultura come strumento di programmazione.
Il Ministero. Signor Ministro, stai facendo delle cose importanti, perché insomma noi diciamo le cose che non vanno perché è utile a tutti, ovviamente. Però la direzione di marcia è giusta, non diamola per scontata. La norma che fa sì che i musei statali si trasformino pian piano, che individuino delle figure manageriali, scegliendo tra quelle che ci sono o se non ci sono fuori, è una cosa molto importante. L'accordo siglato con il Ministero della Ricerca e dell'Università è fondamentale, perché la connessione della formazione, penso alla formazione artistica, con la produzione è fondamentale. Le iniziative volte a far venire i cittadini sempre di più le domeniche gratis nei musei sono importantissime. Dell'art bonus sapete tutti, speriamo che i risultati siano positivi, e via così di seguito. Anche l'intervento sulle periferie, qui c'è quello che dice Godard, è il margine che fa la pagina. Ecco, questo qui che fa la pagina, sì, sì. C'è un intervento sulle periferie nel rapporto annuale di Marco Della Porta. Nel decreto cultura non sono tanti soldi, ma il segnale è importante. Ci sono dei finanziamenti, tra l'altro pluriennali, per progetti culturali elaborati dagli enti locali nelle periferie. Sì, questo va bene, è un indirizzo di marcia che va sostenuto. Partenariato pubblico-privato. Vedete, il coraggio delle scelte va anche in questa direzione. Il mondo privato è essenziale per la ripresa culturale, ma non può essere solo mecenate, ma non può mancare, non deve mancare il ruolo di guida, sostegno e controllo della pubblica amministrazione. Le erogazioni liberali, come vedete, stanno calando, e probabilmente anche per questo, perché le erogazioni liberali, nella ricerca che noi abbiamo fatto, sono orientate per lo più verso le gestioni che funzionano, efficienti, che danno garanzia di programmazione nel tempo. Quando questo non si può assicurare, le imprese escono. Crowdfunding. Ecco, crowdfunding è una parola forse brutta, però è un'esperienza interessante. È uno strumento inclusivo, democratico, che non ha niente a che vedere col mecenatismo. Perché il mecenatismo deve affiancare lo Stato, non lo può sostituire. Allora, facciamo il caso della Domus Aurea, no? E servono 20 milioni, più o meno, correggetemi se sbaglio, di euro per restaurarla. È stato lanciato un crowdfunding. Sono stati raccolti pochi soldi, 15.000 euro. Crowdfunding è giusto, però va fatto in un certo modo. Se voi andate a vedere quello che è successo nel caso di... Ecco, del Nike di Samotracia, sono stati raccolti 1 milione di euro con 6.700 donazioni. Questo perché è più maturo in Francia il meccanismo, perché sono stati fatti degli investimenti. In Francia ci sono 5 leggi approvate in 6 anni che hanno regolato e incoraggiato la pratica del mecenatismo. Quindi questa è una strada assolutamente da percorrere. Noi abbiamo lanciato una proposta al ministro Franceschini. Vogliamo fare una piattaforma di crowdfunding che valga per tutti, per lo Stato, gli enti locali. Non conta questo. Conta che noi dobbiamo avere la possibilità, un buon progetto, di farlo conoscere in Australia e dare la possibilità a chiunque, ai cittadini, di sostenerlo. Le Camere di Commercio. C'è qui il vicepresidente della Camera di Commercio di Roma. Vedete, è stata fatta la legge che ha ridotto il diritto annuale delle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio rappresentano le imprese del territorio. Il risultato che la percentuale di soldi che stiamo perdendo di investimenti in cultura è notevole. Rischiamo di perdere veramente tanti soldi nei prossimi anni. Quindi, non dico che bisogna cambiare la legge, però attenzione, bisogna trovare dei meccanismi che in qualche modo non disilludano, non disincentivano l'investimento delle imprese nel territorio, che ricevono peraltro un beneficio dalla cultura. Pensate al ristoratore, pensate al gestore del bar, pensate al gestore dell'azienda privata di trasporti. Bisogna tornare a produrre cultura. Ecco, dicevamo all'inizio, non possiamo essere solo una vetrina. Ok.
per non diventare il Jurassic Park delle bellezze del passato. No, non è possibile. Il nostro rapporto ci dice che gli eventi culturali sono diminuiti, anche se è aumentato l'autofinanziamento del 33%, perché sono stati attivati meccanismi virtuosi molto importanti. Vedete, i contributi pubblici sono calati tanto, i contributi privati sono calati tanto, ma quello che ci preoccupa è la riduzione dell'offerta, intanto della quantità, ma poi inevitabilmente si rischia di incidere anche sulla qualità. E allora serve una politica specifica per la creatività. Guardate, in Francia, abbiamo ospitato l'anno scorso il Ministro della Cultura francese, il 20% del budget del Ministero della Cultura è destinato alla produzione artistica e all'industria creativa, il 20%. In Gran Bretagna 100 miliardi di euro vale il settore. In Germania ospitiamo un intervento del Ministro della Cultura tedesco nel rapporto annuale, ci racconta delle cose veramente molto importanti, ci dice che c'è un valore, un fatturato di 145 miliardi. In Italia forse è arrivato il momento di creare un dipartimento, comunque un tavolo, una politica, qualcosa che proprio abbia il compito di promuovere e sviluppare le industrie culturali e creative. Sappiamo quanto è attento il Ministro su questo. Vedete, questi sono i dati che sono stati resi noti recentemente da Simbola, molto contrastanti con quelli del Censis. Simbola ha inserito dentro questo valore la nautica, i produttori di infissi, di mobili, insomma, discutibile questo, no? Il dato qual è? Che nella ricerca che abbiamo presentato nel rapporto annuale, guardate a destra, non so se si legge bene, fatta da Economia della Cultura insieme a noi, l'Italia occupa solo 56 persone ogni 10.000 abitanti. La metà del Regno Unito, quasi la metà della Spagna, meno della Francia. Cioè, vuol dire che abbiamo dei margini, non lo dico in negativo, lo voglio dire in positivo, che abbiamo dei margini pazzeschi di sviluppo, ma servono delle politiche forti, rigorose. Il caso di Roma, vedete, vediamolo anche da questo punto di vista. A Roma i soldi non ci sono, la situazione la conosciamo. Vedete, sul piano dei musei, se vediamo il numero dei visitatori nei primi tre musei per ciascuna delle città, New York, Londra, Parigi, vediamo che Roma non compete, cioè musei escluso il Colosseo, gli archeologici ovviamente, no? Roma non compete, ma non mi preoccupa tanto questo, no? Perché in Parigi c'è il Louvre, il Centre Pompidou, eccetera, eccetera, no? Non è questo, ma è la tendenza, cioè il museo è un contenitore. Il problema è che Berlino ci supera 100 volte su industria culturale e creativa, su investimento per giovani. I nostri giovani vanno lì. Ma perché gli allievi che noi formiamo con l'Accademia delle Belle Arti di Roma poi devono andare a lavorare altrove? Ma perché? Quindi dobbiamo ritornare a fare tendenza, quindi a produrre. Quello che Fabriano, per esempio, pochi lo sanno, ma nel 2013 Fabriano ha ottenuto riconoscimento di città creativa dell'UNESCO, unico centro europeo a conquistare il sigillo per questa categoria di artigianato e arti popolari. L'unica, perché da quella storia, da quella cultura, da quell'arte ne ha fatto industria, ne ha fatto sviluppo, frutto di conoscenze, innovazioni e produzione industriale. E allora il Made in Italy. Ma il Made in Italy, cari amici di cui tanto parliamo, è forte se ha un forte investimento in ricerca. I dati del Made in Italy immobile dicono che noi siamo i più forti in Europa sul mobile, ma perché il mobile fa un investimento in ricerca fenomenale. E allora tutti questi marchi di qualità DOP, IGP, STG dimostrano che noi ne abbiamo più di tutti. Ne abbiamo più di tutti, frutto di quelle conoscenze del passato. E allora non possiamo smettere di fare ricerca anche nel nostro settore. Un museo è un ente di ricerca. Il MoMA investe in ricerca tantissimo del proprio budget. Questo vale per i teatri, per la lirica, vale per tutta la cultura. Allora, la spesa delle famiglie, perché poi il nostro sguardo è verso chi? Verso il beneficiario, quello che deve essere il destinatario della cultura, il cittadino. La spesa delle famiglie nel 2014, questo lo dico con soddisfazione,
è cresciuta del 2% dopo 2 anni di flessione, frutto delle politiche che sono state fatte. No, non è un frutto di un, non è un caso. Però attenzione, non ci dobbiamo fermare, dobbiamo ancora andare avanti, perché l'astensione culturale, cioè i cittadini che non leggono il libro, non vanno a teatro, è ancora enorme. Lo dico sempre in positivo. Pensate, se noi andiamo avanti, Ministro, ancora con questa linea, ma ancora più forti, ancora più insieme, quanti risultati migliori possiamo ottenere. Perché il fatto che abbiamo perso, che 820.000 cittadini italiani, oltre quel 56% che già c'è, in un anno non leggono manco un libro, è preoccupante. Cioè, significa tutti i cittadini di Genova e di Bari che non hanno bisogno di fare una lettura. E allora l'astensione culturale e quella dei fruitori è un tema sul quale veramente dobbiamo intervenire. In un anno, questi sono i nostri dati, il 70% degli italiani non va mai, non mette piede in un museo. Cari amici, questa è la realtà. Il 78% degli italiani non mette piede in un teatro. Ok? Anche se i consumi sono saliti, però questi rimangono i dati di partenza, quindi c'è molto da lavorare. Nel sud la situazione è drammatica, c'è un astensionismo culturale che ci avvicina ai livelli di inciviltà dei paesi veramente, di quelli che diciamo, ma quelli sono, è un paese arretrato. Tante cose si possono fare, le ho già dette, probabilmente so che non è facile, perché quando si parla di leva fiscale di soldi i problemi sono enormi, però un segnale di alleggerimento della pressione fiscale al padre e alla madre che devono pagare l'iscrizione universitaria al proprio figlio, oppure che devono comprare l'abbonamento al teatro per se stesso, per il padre, bisogna pensarci, viene fatto altrove, questo potrebbe incoraggiare. La comunicazione, ecco, guardate, se l'obiettivo è il cittadino, ma non possiamo pensare di essere autoreferenziali tanto dentro quel museo, visto che è bello, la gente ci va comunque, ma non esiste. Questi dati, io vorrei essere smentito, perché sarei veramente molto contento di essere smentito, sono incredibili. Non è possibile che Metropolitan, MoMA, Louvre, la Tate, Reina Sofia di Spagnolo hanno follower Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, e a Pompei e al Colosseo non sono presenti proprio i loghini, cioè non c'è possibilità. Cioè, questo va superato, no? E noi, Ministro, ci candidiamo a darti una mano, mettiamo a disposizione, come Federculture, a farlo gratis, ci mettiamo d'accordo con le aziende, a mettere dei ragazzi, dei giovani, lo facciamo davvero, che vengano al Colosseo, a Pompei o dove dici tu, a fare questo lavoro. Servono dei ragazzi bravi, che abbiano voglia, che siano capaci, per colmare una laguna incredibile. Non si può dire perché non ci sono soldi, ma va fatto, e va fatto subito, perché è la finestra sul mondo. Il digitale, va affrontato il tema del digitale. So che il Ministro si sta muovendo e ha le idee chiare su questo, però il ritardo delle visite virtuali e della biglietteria online va colmato subito, perché in questo siamo veramente lontanissimi dagli standard, anche perché l'e-commerce è una cosa molto seria nella globalizzazione, ma anch'io sto imparando a comprare il biglietto aereo col computer, insomma, anch'io sto imparando. L'e-commerce è una cosa molto seria anche nella scelta del viaggio, ma vi pare che noi abbiamo un mercato in crescita del 17%, e che cosa si compra? Si compra il turismo e l'abbigliamento. Il turismo è il 40% dell'e-commerce, capite? Il viaggio, l'albergo, le prenotazioni, 40%. Ma allora immaginiamo una politica per l'e-commerce. Noi abbiamo proposto la Tourist Card, no? Tante volte, applicata alla cultura. Quanto ci potrebbe aiutare in più? Soprattutto per i circuiti più piccoli, Ministro, per i circuiti minori. La formazione, ripartire dalla formazione. Non posso non dirlo, perché abbiamo perso in 10 anni
25% delle immatricolazioni delle nostre università. Ci allontaniamo anche questo dall'Europa. L'Italia è sempre stato un sinonimo, una sinergia tra sapere scientifico, sapere umanistico e il cosiddetto saper fare. Pensiamo al mondo AFAM, delle accademie, dei conservatori. Bene, se insegnare vuol dire accendere un fuoco, liberare le energie, questo fuoco va indirizzato verso la produzione, per dare uno sbocco, perché se tu il fuoco, cari amici, lo coprite con la sabbia o togliete l'ossigeno, il fuoco muore, si spegne. E assistiamo a tanti ragazzi straordinari, a tante energie disilluse, perché non gli diamo opportunità. Bisogna che il nostro sia un paese che torni a offrire delle chance. Per questo l'educazione e la formazione è importante. Per questo siamo contentissimi, direttore generale Gubitosi, che la RAI è entrata in Ferculture, perché è la vocazione che nel dopoguerra ha avuto la RAI e che ha costruito l'Italia, sì, ha costruito l'Italia, avvicinando nord e sud. Io devo dire, direttore generale, vivevo in un paesino, un piccolo aneddoto, dove non c'era cinema e non c'era teatro, fino a quasi 10 anni. Il mio primo impatto con il mondo esterno è stata la televisione, quando vidi l'Odissea, l'Eneide, i Promessi Sposi. Il primo amore, la prima scintilla è stata, e poi dopo questo mi ha incuriosito e fatto venire voglia di leggerlo da più grande. Ecco, questa è una cosa molto importante. Dunque, la cultura è un orizzonte, è uno sguardo, non è un muro, neanche se ci ha preso il più bel quadro del mondo. È un orizzonte, perché attraverso quel quadro guardiamo noi stessi. C'è questa frase di Thomas Mann, molto bella. La cultura, in fondo, è essere in grado di capire. È un ponte, la cultura. E allora finisco, termino. Vi ringrazio della pazienza. La crisi europea. Ecco, questo è Chagall, come vedete. L'anima dell'Europa sono la letteratura delle arti. Sappiamo che il fattore unificante non è nella storia, neanche la lingua, l'inglese o il francese, no. Nel diritto, pensate alla base del diritto romano, ma neanche la religione, cattolica o protestante che sia. La cultura, il valore di Dante Alighieri, il valore dell'architettura, il valore del Caravaggio, questo dialogo che si crea sempre attraverso la cultura, che ha fatto sviluppare l'Europa e il mondo. E allora, per ridare una prospettiva a un modello di sviluppo che sembra messo in crisi da problemi che sembra che non siamo capaci di gestire, il punto è ripartire dalla cultura. L'ho detto altre volte che è la vera moneta unica, altro che l'euro. Perché, cari amici, sentivo la televisione ieri sera, qualcuno può proporre un referendum sull'euro. Si può fare. Torniamo alla lira. Ma nessuno lo potrebbe mai proporre su Thomas Mann, su Dante Alighieri, Vittor Hugo, su Italo Calvino, anche perché lo perderebbe. Grazie.